Con quale spirito si presenta alle provinciali, Presidente? Ma intanto sicuramente con la serenità di chi in questi anni ha preso un ente che aveva grosse difficoltà ed è riuscito ad avviarlo insieme agli amici consiglieri che si sono avvicendati negli anni, insieme soprattutto ai sindaci e agli amministratori locali del territorio, è riuscito in qualche modo ad avviarlo verso una fase decisa e decisiva di rilancio. È ovvio che c'è un grande lavoro da portare a compimento e da avviare ulteriormente su ogni settore, partendo dalla viabilità e dall'edilizia scolastica, ma io dico da un punto di vista più generale di programmazione del territorio, di riscatto del territorio di questa provincia. Un lavoro importante che vorrei condurre insieme ai sindaci e agli amministratori locali di questo territorio, come abbiamo fatto in questi 4 anni, che vorrei condurre ovviamente potendo contare su un governo regionale che è vicino a questo territorio, con cui condividiamo chiaramente anche un percorso politico, con un governo nazionale, una delegazione parlamentare con cui completiamo questa filiera istituzionale. Mi accingo quindi a questa campagna elettorale, o meglio sto affrontando questa campagna elettorale con un grosso entusiasmo amministrativo, quello appunto di poter avere la possibilità di garantire la continuità a questo ente e a questo territorio.